Eccoci qua. Ora che siamo sul nostro cavallo, non abbiamo più nulla da temere. Neanche i grossi vermoni. Rovine può accelerare, preme R1 per caricare. Fammi indovinare, dobbiamo evitarlo. Questo mi stai dicendo, vero? Fammi rivedere la mappa. Non so dove devo andare. Devo proseguire da questa parte, vero? Ma prima dovrò ucciderlo. Aia, che dolore! Qualcosa brillava nella sua bocca subito prima che ti masticasse. Se riuscissi a vederlo. Dai, salta fuori. È andato contro il muro. No, è andato letteralmente contro il muro. Ah, ok. Pensavo fosse oltrepassato. Dai, vieni fuori. Oh là, ha accelerato anche lui all'improvviso, eh. Dai, cacate coi. Ti attendo, ehi. Questo è stato un colpo ingiusto. Quello è stato un colpo ingiustissimo. Quel colpo lì non me lo meritavo. Non me lo meritavo per niente. Forza. Olè, finalmente. Dai che lo ammazziamo. Sì, va bene. Gli sono esploso in bocca, hai visto? E bravo il vermone. E là, perché sono apparse altre anime a caso alla fine? Tan tan. Benissimo, la via è aperta. Ma era solo un allenamento in vista dello Stygian, il più grosso e cattivo di tutti. Chissà perché me lo aspettavo. Ah, ma guarda, dei cannoni. Guarda, mi fai solo che contento se me li dai. Non mi ricordo come... Ah, ecco. Stavo dicendo, non mi ricordo come si fanno a farli esplodere. Aiuto, no, ecco appunto. E dai, vieni qua. No, ehi. Vieni qui, ti spezzo il braccino, santo cielo. E non osate prendere quell'arma, eh. Spacco la faccia a tutti io qua, Vi ricordo che sono tanto mica simpatico io. È morto? Ecco fatto. Mi sono fatto prendere un po' la sprovvista, devo ammetterlo. Non succederà di nuovo. Starò a distanza di sicurezza. Ve l'ho già detto una volta, è colpa dei vostri ingegneri demoniaci se adesso siete in questa situazione. E soprattutto è colpa vostra che lasciate in giro armi del genere. Tutto qui, stai crepando senza neanche che io venga colpito, è tutto qui?
Prende i nemici al volo. Mi diverte veramente tanto. Sto forse esagerando? No, è il gioco che te le mette qua queste armi. È come giocare a COD e tipo non usare il fucile a pompa perché se no sei un nabbo. Ma vaffanculo. Se il gioco te le mette lì, perché non dovrei usarle? Quella. Le chiedo la cortesia, signore, di starmi lontano, per favore. Ok, grazie. Che tra l'altro aveva preso in mano la gabbia e voleva lanciarmela in faccia di sicuro. Tutta sta zona già ripulita prima ancora che ci entrassi. Ancora, eh? Non hanno imparato la lezione. Mi sembrava ci fosse qualcuno anche da questo lato. Mi fa divertire troppo sto cannone, altro che quello degli angeli. Sto cannone si addice più a uno come me. Un cannone sparalame che esplodono. Sì, direi che mi piace di più che un Gatling infinito. Ecco, guarda, ce ne sono altri. Ma vai via. Faccio allontanare tutti. Distanza di sicurezza. Non avete sentito parlare del COVID? Distanza sociale. Poi soprattutto hanno una distanza di sparo pressoché infinita. Cioè posso sparare veramente da qua a là in fondo senza nessun tipo di problema. Prendiamo anche questa cesta. Non mi dispiace. E là, ce n'è un altro. Non mi dispiacerebbe incontrare Vulgrim il più in fretta possibile. Vorrei comprare un po' di potenziamenti se disponibili. Madonna mia. Come fate a non uccidermi con un'arma del genere? Santo cielo. Cioè veramente, me lo chiedo io per voi. Cioè quest'arma è troppo forte in tutti i sensi. È anche troppo forte. I colpi si ricaricano. Sorpassa qualsiasi barriera difensiva vostra. E soprattutto esplode. Come fate a non uccidermi? Lo sapete solo voi. Perché tutto ciò mi diverte più forse del dovuto? Spero di potermelo portare con me per ancora un bel po'. Ti prego, fammici... No, c'è l'acqua qui. Oh, vabbè. Sento il rumore di una reliquia. Eccolo là. Grazie. A quante reliquie saremo? Cioè, che abbiamo da parte da dare a Vulgrim? Sai che non lo so. Saremo a un pochino. E tra l'altro, Vulgrim, fra quanto lo ribeccheremo? Ah, tra l'altro, ho controllato quanto mi manca per far salire la falce di livello. E non mi manca molto, anzi, dovrei usarla, come dico sempre, molto più spesso per far sì che si aumenti di livello il più in fretta possibile. Ecco appunto. Ecco fatto. La falce pulsa nelle tue mani e il suo potere distruttivo aumenta. Ergo danno aumentato. Niente più, niente meno. Vieni qua. Oh, e là, quanti attacchi concatenati. Vieni qui. Oh, e arriviamo. No, neanche a 30. Che tristezza. Volevo un numero tondo. E quelli? Eccoli. Aspettate che arrivo, mi raccomando. Vieni qua, che ti affetto con la mia falce.
che è appena aumentata di livello. E tra l'altro continueremo a lasciargli il potenziamento che gli ho dato, quello che aumenta le anime. Anche se nell'effettivo non so se funziona, perché in teoria noi stiamo usando... Quella, eccolo là. In teoria noi stiamo usando... Come si chiama? La spada per fare l'esecuzione finale. Quindi non so effettivamente... Forse avrei dovuto lasciarlo. Quindi non so effettivamente quanto sia... utile. Abbiamo consuma ira, si attiva, brucia i nemici di guerra con una varia di fuoco infernale, affligge i nemici causando loro danni nel tempo. Non sarebbe male. Comunque scambiamo gli artefatti. Effettivamente avere qualche potenziamento per il pugno potrebbe servire, ma lo usiamo talmente poco che veramente non so effettivamente neanche se usarlo. Allora aumentiamo quello che aumentano i danni. Quelli che aumentano la portata non lo so se sono utili. Comunque iniziamo a prendere tutto ciò che aumenta il danno. Questo aumenta la frequenza di colpi, quindi se lo prendiamo aumenta la quantità di colpi dati. Un ottimo affare, amico. Più veloce e possente. Ok. Un'eccellente scelta. Aumentiamo anche questo che lo usiamo un sacco. Saggezza è pari alla tua forza. Comunque prendiamo questo anche. E giusto per, prendiamo anche quello del pugno. E basta per ora. Direi che per adesso ci teniamo altre anime da parte. Proviamo un attimo. No, non era questo. Beh, questo sembra far danno. Sembra fare un bel po' di danno. E sicuramente adesso con la portata aumentata ne fa anche di più. Proviamo quello con il pugno. Ok, sì. Sì, tanto il pugno lo useremo veramente poco, quindi sinceramente poco mi frega. Quindi direi avanziamo e chiamiamo il nostro cavallo. Stigen, Stigen. Un attimo, questa scena mi ha ricordato molto il combattimento dei mille Heartless. Non so perché, forse l'area così estesa e la quantità di nemici. Forse per quello. Adesso devi solo entrare dentro e finire quanto hanno iniziato. Ucciderlo, insomma. Tu dici, beh, lo stanno già menando. Vai lì, menalo di più tu, no? Sembra un buon compromesso. Ecco, spariamo che magari iniziamo anche a prendere quelli che non vedo. Tipo questo qua che stava continuando a rimanere fermo nonostante i suoi compagni vengano massacrati. Intelligenza demoniaca. Oh, ma guarda un po'. Chi l'avrebbe mai detto che si sarebbe liberato? Guerra non mi sembra molto contento. Anzi, mi sembra alterato di ciò. Dai, vedrai che ce la fai a rompere anche quel coso. Toglimi sta maschera, per favore. Ma dai, ma la mia carica di ira è andata a fanculo? Ah no, eccola. Allora, credo di aver capito, ma non sono sicuro. No, infatti non me lo fa usare. Non credo
che sia quello che io devo fare. Uccidere? Fare male? Ci sono tante cose per cui io sono nato. Ok, questo me lo sono andato a cercare, però almeno abbiamo ottenuto quello che dovevamo, forza. Dai Stygian, vieni fuori. Dove ti giri? Oh merda. Altri vermoni? Mi ha fatto cadere. È stato molto buffa la cosa. Come li colpisco? Credo di dovergli sparare, ma non sono sicuro. Non mi sembra che prendano molti danni. Però non riesco neanche a colpirli, quindi. Non lo so. E niente, non riesco neanche a schivarli. Vabbè, aspettiamo, magari. Eh no. Va bene, ok. Questo me lo sono andato a cercare, Stygian. Maledetto. Vabbè, ma neanche... Dai, non eri neanche apparso sto giro. Scusami, Questo... Questo sei stato proprio un pezzo di merda. E di nuovo i vermicelli. I vermicelli non so come li devo combattere. E niente, io provo a rimanere fermo a vedere se... E no, cioè, restando fermo non posso fare niente. Non sono sicuro della mia strategia. Ci deve essere qualcosa che sto missando. Ci deve essere qualcosa che sto missando con sti vermoni. Ma non so esattamente cosa. Scusami, è impossibile che sono immortali. Ho ucciso con molti meno colpi quello grosso di prima. Perché questi qua piccolini non vanno giù? Poi ci fosse qualcosa che effettivamente potenzia sta pistola in modo intelligente. Invece no, c'è solo un potenziamento che non la potenzia neanche così tanto. Oh, ma Stygian, per favore, esci fuori, Pensavo stesse per fare il richiamo di nuovo. Dai. Scusami. Non l'ho capito questo. Mi hai seguito per mezz'ora per lanciarmi in aria? Secondo me è bloccato in loop. Sta rifacendo di nuovo la stessa azione. Devo ricordarmi che prima che se ne vada devo muovermi più velocemente.
Oh, finalmente. Quanto ci fa che però non è morto. Adesso si rialza. Era talmente palese che sarebbe successo. Sì, vabbè, il frullatore lo chiamavano. In guerra chiamato il frullatore. Credo non rimanga altro da fare se non riportare a Samael il cuore della cenere stessa. Alla cenere. Tutti questi cuori, il potere che ne ricaverà. Spero tu sappia cosa stai facendo. Guarda, lo so più io di quanto ne sai tu, secondo me. Pietra della vita, grazie. Volevo giusto vedere se c'era magari qualche forziere da queste parti. C'è uno di questi portali però. La battaglia con lo Stygian, devo essere sincero, è stata filo filo deludente. Alla fine non dovevi fare altro che scappare e sparare. Punto. Bravo, capito. Anche lo Stygian che striscia nella cenere è caduto al tuo passaggio. Chi può opporsi a te? Sicuro non tu, Vulgrim.